Dunque abbiamo convocato questa assemblea perché volevamo mettervi, dire alla stampa appunto che abbiamo fatto un nuovo film. Beh, quello vecchio diciamo che ha avuto molto successo, i Molto Fantastici successo, 4 è Fantastici stato 4, il nuovo veramente. film, ma sì, Fantastici 4. Dunque abbiamo iniziato, abbiamo fatto i Fantastici 4 parte 2. Sì! All'inizio. All'inizio volevamo fare un Fantastici 4 2, ma adesso. Fantastici 4, sì! Il 4! Il 2! Era così vicino! Era così vicino! Insomma, avevamo ottimi Fantastici 42, ma sto parlando anche questo. Ha sbancato. Vabbè, è andata a vedere, molto interessante. Per esempio, ci sono anche sempre i vecchi supereroi. Per esempio la ragazza che non si vede o l'uomo ciunga. Il robo, e l'accendino umanoide. Molto bello. Ciao! Abbiamo dovuto, con 42 dovevamo inventarcene dei nuovi. Certo, ovviamente io personalmente ho inventato l'uomo tavolo. Bello. Prato. Ma chi è scritto sto scritto? Prazolf! L'inimitabile! Serio? Sì, è vero, scusatemi, È prima stavo molto. piangendo. Comunque, Prazolf l'inimitabile! Fa molto ridere questo film, è bellissimo. No, non è vero, beh. Gino Muscolini di Rame. Oh cazzo, devi impazzarmi. Sì. Gino Muscolini di Rame. Abbiamo convocato questa sezione stampa appunto per informare il popolo italiano, americano, del mondo mondiale, planetario, che è uscito il nuovo film di I Magnifici 4. Sì, beh, innanzitutto diciamo che il primo ha avuto molto Molto successo, successo, per diciamo. esempio, tutti si ricordano i famosi supereroi 4, magnifici, fantastici, perché la ragazza che non si vede è interpretata da Gerard, l'uomo giunga, oppure il robo che fa schifo a tutti, però a noi ci piace. Beh, insomma, allora spiega. L'accendino umanoide. Beh, insomma, di che siamo andati avanti. Siamo andati avanti, appunto, il secondo film della saga I Magnifici 4, Fantastici 4, quel che è. C'è stato un inconveniente. Ah, scusate, ma i Fantastici 4, 2, i 4, 2 erano così vicini. I Fantastici 4 da 2 è venuto fuori. Oh, Mi dispiace. Ma andiamo avanti con la questione. sì, beh, innanzitutto 42, quindi abbiamo dovuto inventare nuovi supereroi, Silenzio! come per esempio l'uomo tavolo, Prazolf l'inimitabile, Grukeland l'implacabile, Gino Muscoli di Rame e soprattutto che ho inventato personalmente io, il dizionario umanoide. Molto bello, andatelo a vedere, divertente. Bene. Passiamo alle domande, qualcuno ha qualche domanda? Sì, Sì. Una carta, dica. Vieni, vai. Salve, sono Simone Stefanini del Times e volevo chiederle, insomma, se il fatto che 42 è un multiplo di 2 sia una figura retorica, una prolessi, No. e poi volevo chiederle se il fatto che il coso assomigli così tanto a Pedro Stefanini, se è voluta veramente questa somiglianza o se insomma, no? Dunque, è un bel film, andatelo a vorrei vedere. soltanto vedervi, dirvi, avevamo pochi soldi, 42 supereroi, era impossibile! Questo vi voglio dire. Sì? Tu che cazzo vivi? Sono Matteo Marzano del Corriere della del Corridore della Sera Dica. e volevo sapere solo che ore sono perché io avrei un'altra cosa da fare. Ma passiamo subito alle immagini del film, Sì, bellissimo, glielo diciamo fantastico. dopo. Sono le 7? Oh, Sono cavolo. le... Intanto io ho i bambini a casa, Sì, sono sì, svegliati, sì, devo andare a no, casa. no, 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 scusate, devo andare a casa. Ma io devo andare a casa, però. Andiamo alle immagini. Vado alle immagini. Dai, alle immagini. Sì, grazie, grazie. Basta.
Andate a vedere per film, molto bello. È tempo di devastazione! Ehi, torce umano! Faccio di umanoide! Oh mio Dio, Dan! Accendino umanoide! No! Accendino umanoide, sì! Ho scoperto! Le nube tossiche che ce l'avevano investito nel primo film! Sono tossiche! Accendino umanoide, mostri i tuoi poteri! È tempo di devastazione! Aspettate, c'è qualcos'altro! C'è qualcos'altro! Ben! 42 meno 4! Questo vuol dire che arriveranno da Marte 35 supereroi dotati come noi! Questa era una mano allungabile. Oh mio Dio! Io dico solo una cosa, ragazzi! È tempo di devastazione! Andiamo a salvare il mondo! Sì! Sì! Flashbomb!